i suricati si riuniscono in una comunità tribale. Mentre il gruppo scava nella terra in cerca della colazione, un adulto assume il ruolo fondamentale della sentinella. Si innalza nel punto di controllo più alto per più di un'ora alla volta, da dove può vedere i predatori a 2 chilometri di distanza. Il suo richiamo persistente rassicura il resto della squadra. Ma al primo segnale di pericolo, usa fino a 30 messaggi diversi per avvertire la sua famiglia. Questo è un cobra del Sudafrica, uno dei serpenti più pericolosi di tutta l'Africa. Il suo veleno è talmente potente che può uccidere un uomo adulto in 30 minuti. Molte creature scapperebbero da questo avversario, ma non i suricati. Loro stanno fermi. Hanno un piano. Per i suricati, il migliore attacco è non attaccare affatto. Si muovono avanti e indietro, sputando e ringhiando minacciosamente. È un'elaborata intimidazione, un bluff per scoraggiare il serpente. Ma il piano non è finito qui. Diversi bersagli mobili confondono il predatore. Il serpente ha difficoltà ad individuare e attaccare la sua preda. È troppo per il cobra del Sudafrica, che sceglie la ritirata.